Grillo e i parlamentari 5 Stelle girano l'Italia e i loro bersagli preferiti restano il governo Renzi e la politica economica di Bruxelles. Chiara Prato. Movimento 5 Stelle in piena campagna elettorale per europee e amministrative da nord a sud. C'è un'Europa dei trattati burocratici e dell'austerity che va cambiata, dice da Napoli il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, ma spiega uscire dall'euro. È solo una minaccia. Se l'Europa non cambia, se l'Europa continua ad essere un'Europa che chiede solo soldi agli italiani e non gli dà nuove opportunità di lavoro o nuove opportunità per le nostre piccole e medie imprese, è un'Europa che non serve. Allora non saremo noi a mettere in discussione l'euro. Se l'Europa non cambierà nei prossimi 2 anni, saranno i cittadini con i forconi in mano a mettere in discussione l'euro. Altra piazza, altro comizio. Piemonte, Torino, Piazza Castello. Alessandro Di Battista attacca diretto il Partito Democratico. Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri sono stati condannati non grazie alla sinistra, ma nonostante la sinistra. Poi la sua previsione sulla campagna elettorale europea. Da qui alle elezioni europee ascolteremo bellissime parole da parte di tutti. Anche il PD parlerà di slacciare determinati vincoli, parlerà anche di abolizione del fiscal compact, sono sicuro. L'ultime 2 settimane, quando saranno disperati a guardare i sondaggi. Anche sul blog è sempre Renzi il bersaglio delle critiche, ma a firmare il post oggi non è Beppe Grillo, impegnato con il suo spettacolo itinerante. Ieri a Padova, oltre al consueto attacco al capo dello Stato, Grillo ha sposato la causa dei secessionisti veneti. C'è un diritto alla secessione, ha detto Grillo, se fate un referendum sono con voi. E stasera gioca in casa del Premier, il suo show arriva a Firenze.